dai, così quando poi la devono fare. Poi devo tagliare tutto. Silenzio. Poi passi l'anello così, così, e poi passi l'anello così. Una parola? Quando ti serve tiri ed è già slegato. Lo rifaccio. L'anello così, giri così e fai questo. Tiri. Okay. Questo è uno. Poi c'è il picchetto, dall'altra parte è un po' più complicato. Devi fare un giro dentro, non so se si vede bene, dentro, quindi un giro dentro, un altro giro dentro e poi un giro fuori e poi dietro così. Ah, dentro e poi dentro. Sì. Così, questo così diventa un prusik, che poi tu tiri questa, si tende. Lascialo pure, si tende e non molla, tiri e si molla, tiri e si tende. Il mitico prusik. Quando ti serve dai uno strattone ed è sciolto. Come si chiama questo nodo? Ma questo qua si chiama prusik, però è una variante prusik. Del prusik, sì. Prusik. È un nodo sì, alpinistico, insomma. Quindi due dentro? Due dentro e uno fuori, e poi torni indietro così, fai l'asola così. Vedi? Stringi, questo è, più tiri e più lui si strozza. Poi per tirare la corda è meglio che sia in diagonale con l'altro. Se io la tiro in linea così, questo fa così. Se io la tiro, io devo metterlo ancora più in qua. Se la tiro in diagonale, quello non si può più muovere. Adesso mettiamo l'altro paletto. Sempre l'altro in diagonale con l'altro picchetto, quel punto. L'altro bastoncino. Questa è una. Poi ce n'è anche un'altra possibile che è più corto e ti resta anche la parte sotto. Praticamente invece di picchettare laggiù, picchetto qua. Per cui ti resta praticamente così. Una parte sotto che ti para dalla pioggia, dal bagnato. Che uno si può sedersi sotto. E una parte che non è più tanto, insomma, rimane un po' di riparo sopra e un po' di riparo sopra. Ma lo puoi fare anche con questo telo? Ci sono dei teli apposta? No, anche con questo. Poi dipende, ci sono dei teli che hanno più chiello. Una diapositiva. Quello tipico, il telo chiellato da ferramenta, ne ha di più. In genere ne ha uno in punta, uno in mezzo, uno all'altro terzo e uno in fondo. Per cui puoi fare un pezzo più corto. Con questo fai metà. Con metà ti fai la parte sotto e metà fai la parte sopra. Non ti resta più tanto di copertura, però hai la possibilità di stare all'asciutto. E come dimensioni? Questo è 3 metri per 3. 3 per 3. Beh, adesso ti è andata bene perché comunque hai, diciamo, la parte alta, quindi rimane teoricamente... Vabbè, lì metti l'altro bastoncino? L'altro bastoncino. Sì. Ah, ok. Se no lo puoi fare se sei su un piano, non sei in montagna, basta che metti 3 picchetti, poi ti tiri su uno e sì. Quindi fa, diciamo, fa. Se sei in piano puoi farlo a metà, quindi rimane più inclinato. Sempre comunque di mantenere, sì. Chiudere, no? Per ripararti meglio. Poi ci sono 1000 configurazioni, per esempio io posso mettere il bastoncino, lo posso mettere qua, picchiettare a terra e faccio una capannina. Okay. Poi se andate su internet, non ve lo sto a spiegare io, andate su internet, ce n'è 6000 di schemi. Avete a disposizione 4 chielli, con quelli potete fare tutte le forme geometriche. Quindi puoi fare la A, puoi fare la L, puoi fare la capannina mettendo questo, cioè io questo lo metto a terra, questo sopra, quello a terra, fa la capanna. Se io trovo un bastone, un palo lungo,
metto sulla punta, ci metto maglioni, cose del genere, che non mi fora il coso, lo metto in mezzo, picchetto giù e io ho ottenuto una specie di IP. Ce n'è, cioè, questi sono i più veloci. Io con questa cosa qua in 10 minuti ho fatto di fare. Il telo lo compri da Decathlon, giusto? Questo qua l'ho preso tramite Decathlon, Decathlon penso che ce l'abbiano anche loro. Ce l'hanno, ma è un po' pesante quello di Decathlon. Tanto. Devi valutare, c'è la questione peso e impermeabilità. Ok. Telo cerato. Sono questo. Dei teli che costano 140 euro. Questo non è cerato. No, questo è impermeabile, ma non è cerato. È impermeabile, ma non ha la colonna d'acqua 2000. Devi fare un po' più vento. Che l'acqua che è, corre via. Possiamo provare a fare i nodi. Se avete le corde. Io ne ho portate comunque. Oppure puoi fare quello che abbiamo fatto prima. È così. Dietro, così, così, è chiuso. Semplici, veramente velocissimo. Perché chiaramente qui è troppo grande, no? Andrebbe giù. Così. E qui faccio l'altro nodo, quello così. Uno dentro. Due dentro. Due dentro. Uno fuori. Uno fuori. Praticamente come è scappato. Quello fuori va a pescare questo e fa così. E quindi io tiro e lui si blocca. Lo facciamo a turno. Sì, no, fare così. Quello che impara insegna quello che arriva dopo. Poi vediamo altri due.